Ciro De Andris, buongiorno, grazie di essere qui con noi. Ciro, Buongiorno. partiamo da questo inizio di stagione che ha visto Cidi Verga in chiaroscuro. Molto bene i secondi tempi, male i primi. È arrivato inizio campionato la sconfitta a Crema e poi la vittoria contro il Mezzolara. Adesso la sfida contro il Progresso, in cui bisognerà vedere un Cidi Verga capace di reggere bene su tutti i 90 minuti. Sì, innanzitutto sapevamo che il campionato rispetto alla Coppa Italia sarebbe stato differente. Abbiamo affrontato subito nella prima partita una squadra accreditata, a detta di molti, a vincere il campionato e ci poteva stare il soffrire il primo tempo. Nel secondo tempo si è vista una squadra compatta dove abbiamo creato diverse occasioni da gol, però la sconfitta secondo me è avvenuta e ci può far bene per il proseguo del campionato. Nella seconda partita era importante fare i primi 3 punti, muovere la classifica in casa, è avvenuto, come hai detto tu, in maniera un po', non dico immeritata perché comunque sia, anche loro hanno avuto determinate occasioni, però non si è visto il Cidi Verga che magari si era apprezzato in Coppa Italia. Lavoriamo tutta la settimana affinché arrivi anche il bel gioco e speriamo che già da domenica contro il Progresso si possa vedere ciò che sappiamo fare. Ecco, parlavi proprio tu di Coppa Italia. Come mai in Coppa Italia si vedeva un Cidi Verga leggero di testa, mentre in campionato quella leggerezza, quella spensieratezza che portava poi a bel gioco non c'è? Beh, secondo me la Coppa Italia, non per sottovalutare la Coppa Italia, ma ci arrivi in maniera molto più leggera mentalmente. È comunque calcio d'agosto, quindi sapevamo che i risultati di Coppa Italia poi in campionato sarebbe stato difficile da ripetere, però ciò che si è visto in Coppa Italia è ciò che possiamo fare ogni domenica. Chiaramente ci sono anche gli avversari e il valore degli avversari, quindi non sempre è semplice. Come ti ho detto prima, l'importante era domenica muovere la classifica, fare i primi punti in casa e per prendere consapevolezza, ancora più consapevolezza nei nostri mezzi e il gioco sono sicuro che verrà. Però abbiamo detto dopo la partita che questa squadra sembra avere un peso nella testa, però lui fa fatica a focalizzarlo. Tu? No, diciamo che secondo me la partita vive di episodi. Domenica, se magari sul mio colpo di testa dopo 2 minuti andiamo in vantaggio, magari la partita si mette in maniera diversa. Il calcio è fatto di episodi, abbiamo sofferto. Loro comunque erano una buonissima squadra, molto aggressiva, che ci ha messo in difficoltà. Sicuramente, come detto prima, la vittoria ci libererà di questi pesi che ci abbiamo in testa rispetto alla Coppa Italia. Quindi, già da domenica, sono sicuro. E siamo sicuri che si vedrà un Cidi Verga più brillante e più bello da vedere. Può essere di peso dal campionato che ha fatto la squadra l'anno scorso, nonostante la rosa sia cambiata molto, l'ambiente ancora un po' soffre il rendimento dell'anno scorso, soprattutto nella prima parte dove il Cidi Verga andò male. Serviva forse una partenza positiva come poi c'è stato contro il Mezzolara, probabilmente adesso si va avanti meglio. No, io penso che ogni campionato sia diverso uno dall'altro. Come hai detto tu, comunque la squadra ha cambiato diversi interpreti. Chiaramente la sconfitta a Crema ci ha un po' abbassato un po' le ali dopo le 2 vittorie in Coppa Italia. Come ti ho detto, secondo me è stata fondamentale questa sconfitta per tornare a lavorare come sapevamo. E la vittoria, comunque sia, anche se non in maniera brillante, è arrivata e questo era importante. E speriamo che da domenica si vada a gonfie vele. Sempre Carobbio, dopo la partita contro il Mezzolara, ha detto che questa squadra deve ancora prendere coscienza della propria forza. Sì, sappiamo benissimo, ce lo diciamo quasi tutti i giorni allo spogliatoio, sappiamo di essere innanzitutto un bel gruppo in cui si lavora serenamente, ognuno si allena in maniera, si allena bene. Però, come ha detto anche Pippo, il mister, sappiamo la consapevolezza, però la domenica bisogna dimostrarlo. Purtroppo c'è il campo, purtroppo per fortuna c'è il campo, quindi dobbiamo essere bravi adesso a tramutare le parole e infatti la domenica sul rettangolo verde. Ciò su cui non si può discutere è quella sensazione che trasmette la squadra quando attacca di poter essere pericolosa e letale da un momento all'altro. Un gioco bello, quello proposto dal tecnico tramite voi sul campo, un gioco che ti piace, che si addice a te?
Sicuramente sotto gli occhi di tutti che in fase di possesso, quando abbiamo la palla con i nostri vari interpreti, riusciamo a far male a qualsiasi tipo di difesa. E chiaramente dobbiamo migliorare sotto il punto di vista difensivo come squadra, quindi a partire da noi attaccanti fino a finire difensori al portiere. Però è sotto gli occhi di tutti che abbiamo in fase di possesso un potenziale enorme, e dobbiamo essere bravi a saper sfruttarlo al massimo. Fotografia delle prime due giornate di campionato. Mantova rischia di fare veramente un campionato a parte? Il Mantova è stato costruito per fare un campionato a parte. Le prime due partite hanno evidenziato ciò, però sappiamo che è un campionato ricco di insidie, è un campionato lunghissimo e quindi anche il Mantova avrà le sue difficoltà. Sicuramente con la rosa che è allestita rischia di rompere il campionato molto velocemente, però ci sono tante altre squadre organizzate che potranno darle fastidio. Mantova, che sarà proprio l'avversario del Ciriverghi in Coppa Italia il 25 di settembre, un mercoledì, una Coppa Italia che a cui la società tiene molto, è una sfida teoricamente Davide contro Golia, però non bisogna partire battuti. Sì, la società fa bene comunque a ritenere la Coppa Italia un obiettivo importante, anche perché è bello andare a giocare a Mantova, sicuramente è una sfida difficile, giochiamo nel loro stadio, comunque sia, essendo uno stadio importante potrebbe creare delle difficoltà, ma andiamo lì sperando fino al 25 di aver ottenuto altri risultati positivi in campionato, in maniera tale da arrivare sgombri mentalmente e fare la nostra partita. Ultima domanda, Ciro. Ci sono giocate 4 partite in questo inizio di stagione, 2 di ufficiali, 2 di Coppa Italia, 2 di campionato. In attacco avete tutti trovato spazio, tu sei l'unico che si può ritenere il punto fermo perché attorno a te hanno ruotato tutti gli altri attaccanti, Berta, Confalonieri, Ahit Bakrin e Pasotti finché c'è stato. Con quale al momento è migliore l'intesa? No, come ho detto, sappiamo benissimo che abbiamo un potenziale enorme lì davanti. Ognuno di noi ha caratteristiche diverse, ma sono secondo me caratteristiche ben complementari. Quindi con qualsiasi compagno si giochi, conosciamo le qualità l'uno dell'altro, quindi proviamo a interagire quanto più facilmente possibile. Quindi sono contento dei miei compagni di reparto, ma come sono contento di tutto il resto della rosa e sono convinto che ci toglieremo grandi soddisfazioni. Grazie. Grazie a voi.